Amici Milano 1, come vedete siamo a casa di Matteo, sulla sua cucina, e c'è una nuova ricetta, allora c'è un po' di discussione perché io vorrei chiamarlo pan di Spagna con la farina di quinoa, poi qui qualcuno ha paura che poi ci tirano le orecchie perché è successo tempo addietro con un nome registrato, non lo diciamo, se no ci bloccano e magari il video. Spagna di pane. Allora. Sì, Spagna di pan di quinoa. Ecco, allora lo chiamiamo Spagna così. Di Spagna, va bene. Spagna di pan. Cosa... Dici qualcosa intanto, poi facciamo vedere come si fa. Praticamente con pochissimi ingredienti, con 5 ingredienti, facciamo una base che si può usare da fare una torta e poi farcirla con creme o marmellate sopra, oppure si può fare una base per fare uno spagna di pan, lo chiamiamo, a strati con creme di cioccolato piuttosto che di zucca o dolcificanti vari adatti ad ogni dieta. Allora, lui dice 4-5 ingredienti, poi c'è sul tavolo ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 18 tipi di crema, cioè giusto per prenderne uno. Questi sono i condimenti. Cioè, ecco, gli ingredienti sono per fare lo spagna di pan, dopo ci sono i condimenti che sono infiniti. Vabbè, dopo c'è zoomata sul tavolo qua, perché voglio dire, ce n'è uno più dell'altro. Pronti, inizi? Pronti via. Ci vogliono 4 uova. Uova di gallina allevate a terra, anzi, allevate nel prato, non a terra, sulle mie. È una bella fortuna la tua, eh? Ah, sì. Matteo in giardino c'ha le sue galline. Abbiamo quindi un po' di tutto. Mescoliamo bene con la frusta, in questo caso usiamo la frusta elettrica. Ma va solo... Cioè, frustata o poi deve essere un po' montata? No, non va montata, va solo amalgamato fino a rendere un impasto cremoso. Adesso cominciamo a mischiare il bianco e il rosso, poi aggiungiamo i restanti. Mettiamo l'olio, mettiamo il succo di limone, la farina e il lievito per dolci. Ricetta semplicissima, alla portata di tutti. Questa? Colazione poi? Ciao, colazione merenda, io chiamo spezzapane. Sì, sì. Pronti via. Per te sono tante le cose che sono spezzapane, eh? Spezzapane. Allora, abbiamo mescolato il bianco e il rosso, li abbiamo amalgamati per bene. Adesso gli aggiungiamo 90 g di zucchero. Prendiamo la superfetta. Sono 92, 93. Cambia poco, qua è tutto. Ci siamo. 90 g di zucchero. Li vuotiamo pian piano e nel frattempo teniamo girato con la frusta elettrica, si può fare tranquillamente anche a mano, fare per comodità. Man mano che gira lo buttiamo dentro, lo zucchero, e veniamo a creare ancora un impasto bello omogeneo, solo con lo zucchero. Prepariamo nel frattempo l'olio di vinacciolo, gliene mettiamo un cucchiaio. Di olio di vinacciolo, sì, in questo caso
usiamo quello della scaligera. E dopo sì, se non è un cucchiaio, che è un cucchiaio, una goccia cambia poco. Prepariamo il limone, anche di questo un cucchiaio di limone. I limoni di questa stagione sono i primi, quindi sono verdastri. Se volete quelli gialli dovete prendere in Sudafrica. Un cucchiaio di limone. E infine diamo un'amalgamata. Lo amalgamiamo per 30-40 secondi. Nel frattempo prepariamo 140 g di farina di quinoa real. Proviamo la forbice. Farina che trovate direttamente dal fruttarolo, e ricordiamo anche che la spedisci ovunque, giusto? Certo, certo. No, perché magari qualcuno ci vede da Roma, da distante, e dice sì, ma io quando è che vado dal fruttarolo? Quando vuoi, ecco. Entri su www.fruttarolo.com e puoi visitare tutto il nostro sito con tutti i nostri prodotti, trovi i numeri di telefono, i numeri WhatsApp e ci contatti senza problemi e noi fin dove riusciamo ti spieghiamo e ti spediamo tutto. Spediamo tutti i giorni senza problemi, abbiamo ingredienti per fare lo spagna di pan che stiamo facendo oppure per fare qualsiasi altra cosa. Allora, mettiamo 140 g di farina di quinoa naturalmente. Abbiamo preparato i 140 g di farina, andiamo a vuotarli nell'impasto, man mano che li vuotiamo gli diamo un giro con la frusta così da far sì che si amalgama il meglio possibile. Dobbiamo farlo girare con la frusta fino ad ottenere un impasto cremoso e omogeneo. Man mano la farina si amalgama con i restanti ingredienti. Adesso, una volta amalgamati, cominciamo a stendere la carta forno su una leccarda. La prepari te bagnata, Paolo, la carta forno? Sì. Così la mettiamo sulla leccarda. Carta forno sopra. Qualsiasi ingrediente o carta forno, via dicendo, che vedete in questa ricetta lo trovate tutto su www.fruttarolo.com. Spedibile tranquillamente a casa, ovunque voi siate. Lo bagni un po' con l'acqua e poi glielo stendi sopra, così riesce a seguire meglio le forme. Adesso il nostro garzone Paolo sta preparando la carta forno bagnata, la stendiamo sulla leccarda. Adesso che l'impasto è bello omogeneo, intanto che Paolo prepara la carta bagnata sulla leccarda, mettiamo una bustina di lievito, in questo caso il Bio Vegan. Gliene mettiamo una bustina, sono 17 grammi. Gli diamo ancora un colpetto con la frusta. Diamo un colpettino. Adesso che l'impasto è bello cremoso,
Paolo, vieni con la leccarda. Sai che questo trucco qua della carta bagnata non lo so, non lo conoscevo. Effettivamente è una figata, perché riesci a adattarlo bene a qualsiasi forma. Vabbè, questa è una forma rettangolare, ma anche se è rotonda riesci a adattarlo benissimo. Impariamo sempre qualcosa. Strada facendo, man mano. Ogni giorno è un'avventura, bisogna sempre imparare. Chi si ferma è perduto. Lo mettiamo nella leccarda, lo stendiamo per bene col cucchiaio, per poi andare a infornarlo a 190 gradi per 25 minuti. Una volta tolto dal forno lo si fa raffreddare, poi lo si condisce a piacere. Ma si può anche poi tagliare e fare tipo biscotti, cioè può essere una base per una torta? Una base per una torta, puoi fare sì, una torta a più strati se ne fai due, oppure la puoi tagliare a metà e fare una torta a due strati un po' più piccola, se no puoi fare tipi dei simil pasticcini o delle simil tortine, okay. Puoi dargli la forma che vuoi. E adesso poi dopo la cottura vedremo, no? Se ti metti di impegno lo arrotoli, si spacca un pochettino, puoi farci anche le girelle come quelle di una volta. Ah! Ne ho mangiate a tonnellate quando ero piccolo. Non era naturalmente di cui no. Forse non la conoscevi. No, non sapevo neanche che forno aveva chi. In questo caso stiamo usando una leccarda, una misura di 40x25. È una bella teglia grossa. Sì. E l'impasto, una volta diciamo lievitato e cotto, risulterà alto circa un centimetro. Pronti via! Pronto per andare in forno, questa è uno spagna di pan fatto con 4 uova, 90 grammi di zucchero di barbabietola, un cucchiaio di olio di vinacciolo, un cucchiaio di limone, 140 grammi di farina di quinoa real Bolivia. Lievito per dolce, abbiamo usato il bio vegan per fornai. È una base che va bene per tutti. È una base dolce che puoi usare a fare quello che vuoi. E di qualsiasi forno, perché poi una volta fatta poi col copapasta lo puoi tagliare, puoi inventare. Senti, questa va in forno a 190 gradi. Sì, 190 gradi per 25 minuti. Quindi andiamo. Preriscaldare il forno a 190 gradi e infornare. Ed eccoci qua, la teglia l'abbiamo appena estratta dal forno, ha cotto i suoi 25 minuti a 190 gradi. Adesso, tanto per farvi vedere come viene, prende lo spessore di un centimetro, bella morbida, omogenea, la facciamo raffreddare e poi la farciamo. Senti Matteo, questa base qua come si può usare, oltre a essere una torta da farcire, certo? La si può usare come spagna di pan, come dicevamo, la tagliamo a metà, gli mettiamo la crema e la sovrapponiamo, le creme da mettere dentro potrebbero essere al cioccolato, qualsiasi, si può fare anche dalla panna vegetale, oppure col copapasta si possono dargli delle formine e fare dei pasticcini. È una base morbida alla quinoa con 5 ingredienti. Ricordiamo sempre i soliti: zucchero, olio di vinacciolo, succo di limone, farina di quinoa real, naturalmente il fruttarolo, marchio fruttarolo, lievito per dolci, tutti ingredienti che trovate sul nostro sito www.fruttarolo.com. Ve li spediamo tranquillamente a casa, ci potete contattare via mail a info@fruttarolo.com oppure i numeri sopra impressione 328 3156 432, oppure 380-4379-298. Pronti via, adesso la lasciamo raffreddare qualche minuto, una mezz'oretta, e la guarniamo con le creme. In questo caso... Cosa hai scelto? Perché qua ce ne sono tante. In questo caso utilizziamo la crema di cioccolato e nocciole, si chiama la Moretta, è una crema che è senza glutine e senza latte. L'abbiamo precedentemente amalgamata per poi stenderla sul pezzo di spagna di pan che ci serve, e nell'altro la facciamo un po' più genuino,
gli mettiamo la crema di mandorle al 100%. Questa è solo crema di mandorle, anche questa l'abbiamo già amalgamata precedentemente per far sì che l'olio che viene in superficie quando resta ferma si amalgama insieme a la bella morbida, cioè praticamente gli ridiamo vita alla crema. Sì, 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 certo. Che stando sullo scaffale diventa, si divide olio, certo, e solido. Certo. Pronti via. Queste sono le due opzioni che usiamo oggi, ma si potrebbe tranquillamente usare la marmellata comune di fragole, tutti i prodotti che trovate nel nostro negozio su www.infruttarolo.com, a partire dall'olio di vinacciolo, a partire da creme e via dicendo. In questo caso abbiamo usato la crema di mandorle e la moretta, ma abbiamo molte altre creme, tra cui la masache, la crema di carrube, la crema di cocco, la crema di arachidi e cacao, e chi più ne ha più ne metta, tutte visibili sul fruttarolo.com, oppure qualora aveste qualche dubbio potete chiamare al 328 3156 432 o scrivere un messaggio via WhatsApp. Pronti via, andiamo a tagliare lo spagna di pan. Che bello soffice. Vedete come resta bello. Fate conto che se lo faccio io lo può fare qualsiasi persona, che io non sono un cuoco. In questo caso l'ho tagliato in quattro. Questo lo sovrapponiamo con questo. E mettiamo su un po' di crema di mandorle 100%, praticamente è mandorle pura. Questo qua lo potete usare per far merenda, per far colazione. È versatile, facilissimo da fare. In questo caso gli abbiamo fatto uno strato, praticamente viene tipo un panino. Se si vuole esagerare gli si fa ancora un mezzo strato. Però il secondo strato che facciamo lo usiamo solo per abbellirlo, diciamo. Mettiamo su un po' di cocco rapé. Una merendona, non è una merendona, è una merendona buona, eh? Una volta creato il mestiere, prende cocco rapé, che trovate anche al tutto, negozio, quindi tutto sullo shop online. Una coccata, lo spagna di pan con su una coccata, e ci siamo, il primo pezzo l'abbiamo fatto. E l'altro lo possiamo tagliare più piccolo e fare dei biscotti, sono sì, o se no qualche pasticcino, vi dicendo, sì. A misura d'uomo, certo. A misura di merenda. Mettiamo su questa crema un po' più densa, però è spaziale. Dopo c'è gente che non può mangiare lo zucchero, quindi la crema al cioccolato può essere dentro anche un po' di zucchero. Invece quella di mandorle. E via. Mi ha fatto un paninetto di spagna di pan e basta. Queste sono le due opzioni. Oppure potete mettergli la marmellata. Certo. Questa comunque sia è un'idea per poi creare quello che si vuole. Noi in questo caso abbiamo fatto un simil panino, un sandwich di crema di mandorle piuttosto che con la moretta, e dopo vi sbizzarrite voi. Anzi, si potrebbe fare che ognuno a casa propria può provare e poi mandare foto e via dicendo, che noi quando ci riuniamo io e Paolo possiamo riproporle. Va bene, dai. Allora, tutto è sullo shop online, tutto è in negozio, comunque vedete i contatti, vedete i numeri di telefono, le modalità per poter chiamare e contattare Matteo, il Fruttarolo. Vi ricordo che tutti i prodotti li possono spedire in tutta Italia. Sì. Quindi voglio dire le farine, i lieviti, tutte le cose che sono impacchettate, diciamo. Sì, tutte le robe impacchettate si spedono tranquillamente. Ultimamente stiamo spedendo un po' in Spagna, anche in Germania, anche in giro. I paesi più complicati sono la Svizzera, gli extra UE, sì, sì, sì. Lì facciamo un mercatino, come questa domenica
che viene a, che dovrebbe essere il 9 di luglio ad Appiano Gentile. Lì possono arrivare anche gli svizzeri, gli portiamo quello che vogliono a seconda di quello che le serve. Possiamo portare anche pane e focacce fatte 100% con quinoa, con farina di amaranto, e li ritirate ad Appiano Gentile in Piazza della Libertà. Perfetto, direi che abbiamo detto tutto. Penso di sì. Ecco. Comunque quindi, ricordatevi il 328-3156-432, qualsiasi problema mi scrivete via WhatsApp, che se riesco vi accontento volentieri. E poi se provate a fare le ricette che facciamo, scriveteci cosa ne pensate, come sono venute. Qui sono venute bene ed erano buone, ve lo posso assicurare, quindi nessun problema. Adesso facciamo la salsa. Voi provateci e poi, ripeto, scriveteci e diteci cosa ne pensate. Ciao, grazie. Ciao a tutti e buona estate. E buona merenda. È buona. Ottimo. Ciao. Thank you.